Sono 10 e arrivano da tutti i quartieri di Napoli gli studenti che si sono aggiudicati la borsa di studio messa in palio dalla Curia in rispetto dello spirito del giubileo per Napoli voluto dall'arcivescovo Crescenzio Sepe. I 10 vincitori dell'assegno di 12.500 euro, tutti ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà, impossibilitate a pagare tasse universitarie e libri di testo, hanno incontrato questa mattina il cardinale Sepe e i membri del comitato composto da rappresentanti di imprese, banche e associazioni che hanno risposto all'appello dell'arcivescovo mettendo a disposizione i soldi per le borse di studio. Solo col contributo di ognuno si possono realizzare dei progetti concreti. Per esempio anche tanti giovani che sono stati presi lì per le attività marinarie, adesso per la cittadella dell'artigianato. Insomma, anche lì abbiamo messo insieme tutti. Noi avevamo i capannoni, abbiamo dato i capannoni. Quello aveva la cosa per l'istruzione, fa l'istruzione. Quell'altro c'ha la ditta che... Ecco. Allora io credo che dobbiamo dare questi segnali concreti, non basta le parole, troppe parole, segnali concreti con la volontà di tutti, e allora si realizzano anche progetti concreti.